La ricostruzione non è solo il rifacimento degli edifici, ma soprattutto il ricreare la comunità fortemente provata dal terremoto. È un messaggio di speranza quello che Don Luigi Ciotti, il fondatore del gruppo Abele in aiuto ai tossicodipendenti e dell'associazione Libera contro i soprusi delle mafie, ha voluto dare prima agli studenti della scuola d'Arquata e poi alle persone che erano ad attenderlo al centro polifunzionale di Pretare. Una visita nelle zone martoriate dal sisma, nel corso della quale Don Ciotti ha avuto anche modo di incontrare il vescovo di Ascoli, Monsignor Giampiero Palmieri. Ho colto volentieri questo invito, ma devo dire che già dalla prima ora ci eravamo mossi come Libera, come Gruppo Abele, per dare una mano, piccola mano, anche se quelle ferite, quelle sofferenze hanno bisogno molto molto di più. Ho incontrato i ragazzi della scuola poco fa, ho risposto alle loro domande, alle loro sollecitazioni. La società ha bisogno di loro, della loro linfa, delle loro intuizioni. Ma terremoto è anche la ricostruzione post-sisma che fa crescere il rischio di possibili infiltrazioni mafiose negli appalti. Bisogna organizzarsi, riuscire a conciliare i criteri per vigilare che le organizzazioni criminali mafiose non si infiltrino, come hanno sempre fatto nelle grandi opere, nei momenti di grande fragilità. Lo Stato, se vuole, con le sue istituzioni, sono in grado di poter fermare tutto questo. Bisogna creare le condizioni e bisogna fare in modo che non ci sia troppa burocrazia, perché i tempi rischiano di allungarsi sempre di più. E dall'altra parte un sistema di sicurezza, di controllo che sia veramente efficace. Questa è una responsabilità che non si può affidare solo alle istituzioni, ma anche come cittadini dobbiamo essere più attenti e più vigili. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Arquata Michele Franchi, che ha fortemente voluto questo incontro. Per noi è stata una visita importantissima, una visita che ci fa dare speranza per il futuro. Oggi vogliamo pensare al futuro in una giornata difficile per l'Italia, per tutto il mondo, per questi eventi di guerra. Don Luigi ha portato una ventata di speranza, di ottimismo, parlando ai giovani, al cuore dei giovani che sono il futuro delle nostre generazioni.